Dopo settimane di assenza dai riflettori, Fedez ha finalmente rotto il silenzio, tornando a farsi intervistare nella trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24. Il rapper, noto per la sua schiettezza e il suo spirito provocatorio, ha affrontato temi delicati che riguardano la sua vita personale e le recenti polemiche che lo hanno coinvolto. La sua figura è stata al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto dopo che il suo nome è stato associato agli arresti di alcuni ultras milanesi, sebbene lui stesso non sia indagato. Questo periodo di silenzio ha alimentato il gossip, specialmente in relazione alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, recentemente fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera, un noto imprenditore italiano. Durante l'intervista, Fedez ha risposto con ironia alle domande riguardanti la nuova relazione della Ferragni, affermando: «Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau». Questo commento segna il suo primo intervento pubblico sulla questione, dimostrando un approccio distaccato e ironico. Tuttavia, la conversazione è rapidamente passata a temi più seri, come il suo legame con Luca Lucci, un ultras arrestato di recente. Fedez ha affermato di non tradire le sue amicizie, sottolineando che non esiste un reato di cattiva frequentazione. «Frequento chi c***o voglio», ha dichiarato, evidenziando la sua posizione sulla libertà di scelta delle amicizie. Fedez non si è limitato a parlare della sua vita privata, ma ha anche affrontato questioni politiche. Interrogato su chi tra il generale Roberto Vannacci e la segretaria del PD, Elly Schlein, fosse più in sintonia con le sue idee, il rapper ha risposto con franchezza: «Cosa me ne frega? La Schlein non attecchisce. Chi la voterebbe oggi, oggettivamente?». Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, in particolare da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha messo in discussione le sue affermazioni, sottolineando il successo del PD alle recenti elezioni. Questo scambio ha messo in luce non solo le opinioni di Fedez, ma anche il suo ruolo come figura pubblica